Ma il commento alla partita sta in due dati. Il dato del terzo quarto, dove il parziale è 22-9 e noi abbiamo speso un fallo. E il dato ai rimbalzi, che dice 30-44 per Montegranaro. Nonostante questo abbiamo tirato più di loro, nonostante questo abbiamo prodotto tantissimo, tra palle recuperate e situazioni di campo aperto, però ci dobbiamo mettere in testa che il terzo quarto deve finire 9-11 e noi spendiamo 18 falli quel quarto. E così come al rimbalzo non possiamo lasciare agli altri 15 rimbalzi in più, e comunque sì, anche quando li prendevamo li toccavano sempre loro, e questa voglia di prevalere e di mettere soprattutto fisicità in mezzo al campo deve essere costante, perché poi quando l'abbiamo fatto siamo stati avanti, e siamo stati avanti per 3/4 su 4, e probabilmente questo ci deve dare un input e un segnale importante. E essere avanti per 3/4 su 4 contro la seconda in classifica, una squadra che fa della solidità e della compattezza e del talento chiaramente dei giocatori la propria forza, ripeto, essere avanti 3/4 su 4 e giocarsi la partita, perché il terzo quarto spendiamo solo un fallo e non mettiamo il corpo in nessuna situazione e perdiamo la battaglia rimbalzo in questo modo qua, ci deve far avere una rabbia dentro e una voglia di dimostrare che noi possiamo fare di più e che dobbiamo farlo da martedì, pronti per la partita molto molto importante che avremo domenica a Piacenza.